benvenuto a Franco Ospedale, primario all'ospedale di Chiari, quindi vicino Brescia. Franco, perché a videocataratta anche quest'anno? Come mai ti sei iscritto e partecipi attivamente al programma scientifico? Innanzitutto perché è un congresso che ha una lunghissima tradizione in cui ci sono sempre degli elementi di novità, e quest'anno sono tornato molto volentieri perché dopo gli anni della pandemia ritrovarsi con i colleghi oculisti è sempre un piacere, e quindi siamo qui per apprendere le novità che il dottor Burato nella sua organizzazione assieme a te Vittorio ci date e che siamo lieti di ascoltare. Senti, ho visto che ci sono delle re-live per la chirurgia, perché la chirurgia live è un po' più complessa da organizzare, e delle sessioni con dei casi chirurgici. Tu hai partecipato a parecchie di queste. Porterai a casa qualcosa? Assolutamente sì, anzi credo che la re-live sia per certi versi molto più interessante della chirurgia in diretta, perché ci permette di fermarci nei momenti opportuni e poter approfondire i vari passaggi, cosa che nella chirurgia in diretta per questioni di tempo non potevamo fare. Hai visto che quest'anno c'è la novità dei corsi per i giovani, ti sembra un'opzione, come dire, interessante? La tecnologia va avanti, i giovani devono imparare a fare i chirurghi, i giovani sono il nostro futuro, io credo che questo sia un passaggio assolutamente necessario, e ancora una volta questo congresso mostra la capacità di saper guardare avanti. Bene, quindi penso che a noi toccherà ormai alzarci da queste sedie, perché largo ai giovani. Grazie a Franco Ospedale. Grazie a te, grazie a tutti.